Bentornate e bentornati qui su Heller Channel, benvenute e benvenuti se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi sono in versione regina dei ghiacci perché parliamo di freddo. Voglio condividere con voi quelli che sono i miei trucchi per non sentire freddo durante l'autunno e l'inverno. Se siete curiosi di sapere come faccio, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ah, bentornati e bentornate, benvenuti e benvenute, oggi parliamo di freddo. Allora, dovete sapere che io sono una persona molto freddolosa, patisco il freddo in una maniera veramente assurda e inizio a battere i denti tipo a ottobre e finisco di batterli tipo a giugno. Io sono una di quelle che starebbe bene nel deserto a temperature veramente torride. E detto questo, ho sempre patito tantissimo il freddo. Purtroppo, o per fortuna, per il lavoro che faccio, spesso e volentieri mi capita di dover uscire d'inverno a orari piuttosto improponibili e magari di dover anche frequentare degli ambienti che non sono proprio così tanto riscaldati o addirittura di dover partecipare a degli eventi che sono un po' fuori e un po' dentro, quindi un po' in location esterne e un po' in location interne. Ovviamente a questi eventi devo andare anche vestita un tantino elegante o comunque stilosetta, per cui non posso armarmi fino ai denti di lana e maglioni, sciarpe, sciarponi, eccetera, eccetera. Quindi devo sempre trovare un modo per non patire il freddo nonostante io sia vestita poco, perché questa è la verità. Per cui durante tutti questi anni ho messo a punto qualche piccolo trucchetto per ovviamente sostenere le temperature rigide, il clima rigido, nonostante l'apparenza debba essere sempre più o meno elegantina e più o meno vestita bene. Quindi vedremo insieme quali sono i miei trucchi. Partiamo subito da 4 must have che vi metto subito nel primo punto. Perché? Perché questi veramente vi fanno fare la svolta. Ovviamente quando andiamo soprattutto magari a lavoro o comunque non è che siamo proprio fuori che possiamo prenderci del tempo per noi in famiglia eccetera, ma magari siamo con estranei, così vogliamo sempre mantenere un certo decoro, un certo abbigliamento, un certo stile anche, perché no, e quindi questi 4 elementi, questi 4 must have che vi sto per dire vi aiuteranno a mantenere il vostro stile, ma a mantenerlo con calore nonostante la temperatura rigida. E quali sono? Sono calzini, guanti, sciarpa e cappello. Allora, niente da dire su sciarpa e cappello, che sappiamo sono degli accessori moda molto molto versatili. Tante volte con un outfit basico, cambiando semplicemente il cappello o cambiando semplicemente la sciarpa, si rivoluziona tutto l'outfit, per cui da questo punto di vista niente da dire. Stessa cosa più o meno anche per i guanti, possono essere in lana, felpati, colorati, neri, eleganti, sbarazzini, insomma ne trovate nei negozi di qualsiasi genere e tipo. E i calzini ovviamente, essendo sotto le scarpe, chi se ne frega, basta che vi tengano caldo. Io vi consiglio di utilizzare calzini che tengono molto molto caldo ma che sono molto molto sottili, in modo tale da poter mettere anche scarpe eleganti. Perché vi dico questi 4 elementi in un unico punto? Perché se voi mantenete calde le estremità avvertirete molto di meno il freddo. È pur vero, come leggerete praticamente ovunque in internet, che va sfatato il mito che dice che praticamente le estremità disperdono la maggior parte del calore del corpo. Non è proprio così, nel senso che tutto il nostro corpo disperde più o meno la stessa quantità di calore. Però, mentre se parliamo di avambraccio, abbiamo praticamente 2 lati cioè da cui defluisce il calore e da cui l'avambraccio può continuare a prendere calore, se parliamo di mano, il lato è solo uno. Non so se mi sono spiegata, ho cercato di fare... Se parliamo di testa, il lato è solo uno, ok? Quindi le estremità effettivamente si espongono in maniera, diciamo così, un pochettino più ampia alla dispersione di calore e comunque alla parte fredda.
mentre invece le nostre parti del corpo, come per esempio il busto, hanno un defluire di calore che arriva sia dall'alto che dal basso, quindi vengono più irrorate. È solo per questo che si dice così. Quindi in realtà, pur sfatando questo mito, però sicuramente coprire bene le nostre estremità ci farà percepire sicuramente molto molto meno freddo rispetto che andare in giro con le mani scoperte o con la testa scoperta o addirittura con i piedi molto poco coperti e riscaldati. Secondo punto, scarpe. Nonostante sia inverno e tutte noi donnine soprattutto vorremmo andare in giro con i man boots, ci sono delle occasioni all'interno delle quali i man boots proprio non ci stanno, non si possono portare. E quindi, dopo anni e anni di ricerche, io ho praticamente stabilito che d'inverno uso stivali. Stivali, stivaletti, ankle boots, eccetera eccetera. Primo perché gli stivali possono essere appunto stivali invernali e quindi avere già una copertura, un rivestimento interno di lana, di pelo, di peluche, di pile, li trovate veramente di ogni genere e specie, e quindi possono già offrire maggior calore ai piedi. Secondo perché se mettete un calzino sotto lo stivale non se ne accorge nessuno, mentre invece se lo mettete sotto una scarpa elegante se ne accorgono. Terzo perché appunto esistono dei modelli eleganti di stivali che comunque possono essere utilizzati durante l'inverno, quindi che hanno magari dei rivestimenti interni o all'interno dei quali si può utilizzare tranquillissimamente un calzino. E quarto perché lo stivale, soprattutto quello che va di moda ultimamente, ti copre gran parte della gamba. Vale a dire che oggi come oggi siamo abituati a vedere stivali molto alti che arrivano al ginocchio o addirittura che arrivano over the knee, quindi ti coprono fino a metà gamba. E quello secondo me è una grandissima soluzione, soprattutto per chi è abituato a vestirsi utilizzando dei mini abiti, delle minigonne o degli shorts anche in inverno. Quindi gli stivali sono un consiglio che veramente vi do di cuore perché vi risolvono un sacco di problemi sia di outfit che di calore. Terzo consiglio, parigine. So che vi ho messo i calzini nel primo consiglio, però le parigine sono qualcosa di particolare. Perché? Perché le parigine esistono anche in lana o comunque in tessuti molto molto caldi e sono un vero e proprio pezzo a sé dell'abbigliamento. Vale a dire che io posso mettere una minigonna con degli ankle boots, ma coprire bene tutta la gamba utilizzando delle parigine che arrivano magari a metà coscia, che sono molto carine da vedere e quindi conferiscono all'outfit un non so che di un po' più particolare, più ricercato, ma tengono nel contempo, continuano a mantenere tutta la gamba al caldo, per cui le parigine sono un altro dei miei consigli e dei miei must have invernali all'interno del guardaroba. Quarto consiglio, cappotto. Allora, al posto di utilizzare il giubbotto, che magari è molto più consigliato d'autunno o comunque nelle stagioni di mezzo, dove si può comunque continuare a vestire magari un jeans senza avere freddo, il cappotto è quello che io consiglio d'inverno. Perché? Innanzitutto perché ne esistono di svariati tipi e modelli e il cappotto già da sé ti fa l'outfit, o comunque l'outfit esterno, l'outfit di quando esci, di quando sei all'esterno, te lo fa il cappotto. Un cappotto può essere basico e giocare sugli accessori, come abbiamo detto, cappello e sciarpa, oppure può anche essere un cappotto ricercato, come per esempio quelli che si utilizzano tanto adesso, tipo i teddy coat, oppure i pellicciotti tutti colorati. Io per esempio ne ho uno rosa di Zara che ho usato tutto l'inverno scorso. I cappotti, proprio perché ti coprono gran parte del corpo, arrivando fino alle ginocchia quando sono di mezza misura o poco più su del ginocchio quando sono a mezza misura, o addirittura arrivando fino a terra quando sono lunghi, praticamente ti consentono di vestirti magari in modo un po' più leggero sotto e di riuscire a rimanere comunque sempre al caldo. Tra l'altro, oggi viviamo in un mondo che praticamente offre, non era così un tempo, perché mi ricordo che quando andavo a cercare il cappotto, tipo quando ero 10 anni fa, quando ero al liceo, cose così, il cappotto costava, cioè se volevi prendere un cappotto bello caldo dovevi investire tanti soldini, mentre invece oggi, a partire dai 40 euro che li trovi da Primark, fino, ovviamente uno ci può spendere anche 1000 euro per un cappotto, però trovi veramente delle soluzioni molto molto calde e anche molto molto trendy. Per cui ricordatevi il cappotto di media lunghezza, quindi tanto così sopra il ginocchio, oppure che arrivi anche fino ai piedi, di sicuro vi aiuterà a sentirvi calde e a poter vestire sotto magari qualche cosa di un po' più elegante e anche leggero. Quinto consiglio,
il cardigan. So che il cardigan è considerato un capo di abbigliamento più autunnale e primaverile rispetto che invernale, ma io utilizzo il cardigan in un modo abbastanza particolare, nel senso che acquisto cardigan di tessuti molto molto sottili ma molto molto caldi e li utilizzo come secondo cappotto, cioè nel senso come cappotto sotto il cappotto. Li potete utilizzare sia da soli come se fossero dei blazer, poi ce ne sono anche lì, ce ne sono veramente di tantissime specie, per cui potete prenderlo un po' più carino e magari utilizzarlo come blazer sopra un outfit magari da ufficio, da scuola o comunque un outfit da giorno, oppure utilizzarlo come sotto cappotto, quindi come cappotto nel cappotto quando magari uscite la sera, dovete vestirvi eleganti, per cui avete magari un vestito leggero, un vestito da sera e sopra però con solo il cappotto avreste un po' di freddo. Questa cosa, devo dire, a me mi ha salvato veramente tante 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 volte. Sesto consiglio è una cosa che ho imparato l'anno scorso. Praticamente questo capo di abbigliamento, che è praticamente una specie di coprispalle, sì, è un coprispalle perché è un maglioncino aperto davanti, quindi con un semplice bottoncino qua, quindi completamente aperto, e che arriva appena appena sotto il seno con le maniche lunghe, ed era di ciniglia se non mi sbaglio, quindi potrebbe essere che il tessuto che intendevo prima sia questo. E mi ha veramente salvato alla Fashion Week. Perché? Perché alla Fashion Week dell'inverno scorso, quindi non quella di questo autunno ma quella di febbraio scorso, ovviamente avevo tutti questi impegni e spesso alcuni impegni con i fotografi erano fuori dalle sfilate, non dentro le sfilate. Solamente che alla Fashion Week invernale ci vai vestita estiva e viceversa, alla Fashion Week estiva ci dovresti andare vestito invernale, quindi praticamente ero costretta a vestirmi estiva sotto e poi sopra avevo un cappotto, ma il cappotto non sarebbe mai stato sufficiente a coprirmi così tanto, quindi mettevo questo coprispalle sotto, magari avevo un body con delle spalline ridicole eccetera, mettevo questo coprispalle in ciniglia, credo che sia ciniglia, insomma spero, è tutto peluscioso, sembra un tessuto molto peluscioso però è molto molto sottile e tiene un caldo fotonico, e mi ha veramente salvato tutte le situazioni, perché ho fatto le foto senza quelle espressioni, minchia c'ho freddo, fai veloce, cioè ho potuto fare le foto con le espressioni di chi non sta patendo assolutamente il freddo, cosa che era anche molto molto vera. Settimo consiglio, molto molto sentito: prima di prepararvi per uscire fatevi un bagno o una doccia caldissima, cioè ma proprio bollente, e state sotto almeno 10 minuti in modo tale che proprio il vostro corpo assuma tutto il calore. Quando uscirete dalla doccia o dal bagno avrete la sensazione di caldo. Questo vi permetterà, e comunque psicologicamente permetterà ai vostri pensieri di non concentrarsi su un abbigliamento freddo, e quindi eviterete di bardarvi fino ai denti e di vestirvi male, perché quando ci si veste con troppi maglioni, con troppe cose, ovviamente si sembra inevitabilmente goffi e quindi ci si veste male. Questo vi aiuterà, il fatto di fare il bagno o la doccia vi aiuterà sicuramente a vestirvi in maniera idonea per la vostra giornata, la vostra serata, e utilizzando tutti i consigli che vi ho detto fino adesso non sentirete assolutamente freddo quando poi invece sarete proprio immersi nel freddo e non nella vasca da bagno. Ottavo consiglio, questo purtroppo non va bene per tutti, nel senso che pare che c'è qualcuno che non lo sopporti, per me è fondamentale raga, però secondo me anche qualcuno di voi mi dirà sì anch'io Heller faccio così. Allora, quando vado in macchina che devo recarmi da qualche parte, io metto il caldo, cioè l'aria calda a chiodo, ma a chiodo ragazzi, che sembra di stare nella savana. Mi spoglio prima di entrare in macchina, ovviamente mi tolgo il cappotto, il doppio cappotto se ce l'ho, il berretto o comunque il cappellino, la sciarpa, i guanti, li metto sul sedile di fronte al bocchetto dell'aria calda e praticamente alzo a chiodo il riscaldamento come se fossi proprio nella savana. Questo perché? Perché sempre per la tecnica del bagno di prima, io praticamente accumulo tutto il calore e nel momento in cui esco dalla macchina non vedo l'ora di assaporare quel bel frescolino della sera.
Il che non vuol dire che esco dalla macchina e mi prendo il colpo di freddo e il giorno dopo sono praticamente stesa a casa con 50 di febbre. Vuol dire che quando esco dalla macchina, prima di uscire dalla macchina, mi rimetto i guanti, la sciarpa e il cappello, mi tengo, dato che il mio punto focale è la pancia, per cui non devo prendere colpi di freddo alla pancia, quindi mi tengo il cappotto sulla pancia, lo metto quando sono fuori dall'auto, ma così evito di prendere colpi di freddo che potrebbero essere ovviamente dannosi alla salute. Quindi mantengo un caldo, diciamo così, equatoriale un caldo equatoriale in auto, però poi quando esco sono bella bardata con gli stivalazzi, parigine, calzini di lana, guanti, cappello, sciarpa, tutto quanto, e quindi non prendo freddo. L'importante è non prendere colpi di freddo, colpi d'aria immediati, quindi mi raccomando, state attenti su quello. Però vi garantisco che questi piccoli consigli faranno la differenza tra il viversi l'inverno battendo i denti e il viversi l'inverno così come se fosse primavera. Fatemi sapere se avete altri consigli voi da darmi qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo inoltre di lasciarmi tanti tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Aller Channel. A me non rimane altro da fare che ringraziarvi ancora una volta per essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi mando un bacio! E molto molto calorosamente tantissimo, tantissimo amore.